Oggi diamo i numeri, eh. Oggi diamo i numeri, no, perché ho sentito ieri, quando, sai che io ho una fede juventina pazzesca, quando è entrato Pellissier, era la sua 400esima partita e ha segnato, credo, il suo 100esimo gol in Serie A. Quindi ha festeggiato così. Quindi, a proposito di numeri, noi quando arriveremo a 400 presenza ciao mamma, verso la fine della stagione, a giugno, luglio... Quasi, no? da Cabala. Comunque, Fiera di San Martino, domenica 13 novembre, a Vezzano sul Crostolo. E ci sarà anche la gastronomia, banchetti che preparano, insomma, vanno molto di moda questi... Però un cavagno un quel chidum. Cosa vuol dire? Ci sarà... Ma la domenica la gente cosa va? O va nei centri commerciali, e adesso poi Roberto ci spiegherà che cosa succedeva negli anni in cui suo padre scriveva certe canzoni nella nostra città, alla domenica, perché adesso si va nei centri commerciali, si va alle fiere a fare un giro, soprattutto tanta gente che va nei centri commerciali va a vedere, poi non ha soldi, non compra niente, però fa un giro e vede quello che potrebbe magari acquistare un giorno che vincesse, magari che avesse una disponibilità economica di un certo tipo. Una volta che cosa succedeva la domenica? La domenica mattina che il commercio di Arloi Usè gira e rigira in sempre qui e ne pomiglia che siano rusti lì in Piazza Ceca. Piazza Ceca era un centro di aggregazione proprio per il Reggiano, così come in Piazza del Duomo ad esempio c'era il mercato, il vecchio agente immobiliare. La domenica mattina andava a mediare gli immobili che aveva da vendere e da acquistare per conto di clienti, andava a mediare proprio in Piazza del Duomo, mentre in Piazza Ceca era il commercio di Arloi Usè, appunto è una citazione che ho fatto dalla canzone Piazza Ceca. Non c'era magari un commercio anche di coltelli? Beh, no, mi riferisco alla quello non la domenica, perché noi il negozio, il coltellino, ce l'avevi proprio, l'avevamo proprio lì di fianco, no? Com'è? Il negozio non è lì di fianco. Sì, il nostro negozio, papà ha lavorato per tanti, io ho lavorato 20 anni dentro quel negozio, ho fatto la Rotino anch'io, io sono di terza generazione a Rotino, il primo era mio nonno Adorno in via Toschi, ha avuto il negozio per tanti anni. Poi il papà appunto lì all'angolo di via del Vescovado, dietro la Fontanaina, certo. Che adesso è chiuso da una vita che mi dispiacerebbe vederlo. E io ho lavorato 20 anni lì, quindi il commercio dei coltelli era non la domenica perché erano chiusi i negozi, ma effettivamente c'era anche lì, certo. Adesso invece la domenica è il punto di ritrovo, se ti capita di andare in qualche bar, i punti di ritrovo sono lì, soprattutto di coloro che vengono non più dalla nostra provincia, ma vengono per esempio... calabresi, siciliani, pugliesi si ritrovano al bar la domenica mattina e un bar naturalmente gestito da cinesi. Questo che cosa significa? Eh beh, stiamo dammi una tua interpretazione. Eh beh, la globalizzazione, il progresso, io credo che sia una cosa inevitabile. Oh, certo. Bisogna cercare di capire che dobbiamo integrare anche queste persone. No, per carità. No. Non si può pretendere però che, anzi bisognerebbe evitare che questa integrazione facesse sì che noi andiamo a dimenticare quelle che sono le nostre radici, però, la nostra cultura. Però Piazza Ceca, i reggiani dove vanno la domenica? Te l'ho detto, nei centri commerciali o nelle fiere di paese? Tra l'altro mi viene in mente, Roberto, il mio primo sketch che feci tanti anni fa riguardava... una rotina proprio, perché c'era, mi ricordo, c'era la scena buia, cioè in penombra, poi c'era una voce di sottofondo che diceva in una notte senza luna, dove non un lampione illuminava quell'angolo, un luccicare di coltelli, e nella notte tetra un grido agghiacciante. Ah! Poi entravo io con la bicicletta, col muletto su, rotino! Bellissimo! Era una gag che usavamo in uno spettacolo di scena. Allora Antonio, spiegami un po' qual è il tuo compito in questa, se vediamo questa incursioni. Arietca nostra, qual è il tuo, l'incursionista. Faccio l'incursionista. Spiega un po'. Beh, loro cantano un paio di canzoni e poi io entro e racconto un po' di quei tempi lì, di quegli anni lì, di quel periodo lì. Li recite? Cioè, io sono un po' più grande di loro, però... anzi sono più grandi di loro, però insomma ancora di più ho vissuto, forse sono a cavallo fra suo papà e loro, quindi certo. Chi meglio di me poteva
Certo. Raccontare. E prima di passare in cucina, raccontami, perché so che stai facendo una cosa a Scandiano molto particolare, proprio per onorare la presenza di un grande artista. Questo l'ho visto, che abbiamo avuto qualche disquisizione su artisti o no. Questo era un artista. Sì, questo è un artista, cavolo. No, niente, è un omaggio a Dario Fo, che molto modestamente faremo, perché sono io con Vittorio Bonetti al Teatro Pianoforte. Scandiano, sì, che mi farà da sottofondo, e farò il mistero buffo di Dario Fo, che è la giullarata più famosa di Dario Fo. Quindi giovedì 10 al Teatro Boiado di Scandiano ci sarà questa cosa, che è poi il primo spettacolo di una mini rassegna che faremo da Scandiano. Tra l'altro tu sei artefice anche di una serie di rassegne anche a Teatro Novecento, poi ne parleremo, esatto. Stefania sta controllando la torta. Sì, è passato un po' il forno. Sì, sembrava un po'. Si sente un profumino. No, davvero, il profumo si sente. Sembra di entrare in un forno, eh? È vero che siamo entrati in una panetteria, in un forno, in una pasticceria. Quando entri in una pasticceria questo profumo... Sai. Ma c'erano le pasticcerie in Piazza... Ce ne sono pasticcerie in Piazza Cecca? Forno c'era. Forno c'era. Melli. Forno c'era. Melli una volta, sì. C'è ancora. Adesso è diventato... Si è spostato dall'altra parte. Vabbè. Una volta era da... È diventata una boutique, è vero, hai ragione. È vero, prima era dalla parte di là. È vero, di fianco a Bondavalli. Bravo, quello dei televisori. Boxor, beh, mitico Bondavalli. No, adesso qua... Sai che c'è ancora scritto sulla colonna? Sopra cosa c'è scritto? Proprio Bondavalli elettrodomestici? No, è stato... Ma è un parente della nostra... No, Bondavalli non c'entra niente. Non so, può darsi. So che era un pugile, un ex pugile. Sì. Ma infatti lui organizzava il Santo Stefano pugilistico in piazza, è vero. Beh, insomma, qua potremmo andare avanti all'imbecillità, raccontare cose del passato che non esistono più, magari a qualcuno... Cioè, veramente, ci sono delle cose che solo a citarle ti viene in mente tutta la storia della tua infanzia. Beh, c'è un brano del papà che si intitola Tricordet, che è contenuto appunto nel CD, che parla un po' delle macchiette reggiane, Ziloc, la bizarra. La mini fioraia. Madonna, è vero. Si intitola Tricordet ed è un brano che facciamo appunto nello spettacolo. Ma io me la ricordo che veniva sotto, io abitavo al terzo piano e la vedevo dall'alto, con la chitarra, con questi vestiti. Esatto. Questi cappelli strani, a mia fiorai. Tra l'altro nel libro mio papà ricordi? Era anche molto bravo a fare caricature e nel libro ci sono proprio delle sue caricature originali che noi abbiamo scansionate, abbiamo voluto metterle sul libro, di Ziloc, della bizarra. È interessante. Insomma. Io ero talmente piccolo e non ne capivo niente di musica, ma lei proprio era stonatissima come la campagna. Sì. Non si pensava, infatti l'accordo era sempre lo stesso. Chitarra stuneda tracol. Tre corde, te la ricordi tu? Sì, chitarra strumentale tre corde. Allora, prima di mandare il prossimo brano di Roberto, Stefania, ci racconti che cosa vai a preparare. Adesso ritorniamo a fare vedere che cosa serve per questo riso gorgonzola. E zucca. Incredibile, riso gorgonzola. Tu non sai l'ansia che ho di poterlo ascoltare, assaggiare. No, perché ho visto che si metteva la chitarra. Si stava mettendo la chitarra Roberto, ho collegato subito. Sentire ascoltare. Ha indossato la chitarra. E anzi, questa è una canzone che la vorrei dedicare a tutte le resdore, in particolar modo alla resdore di casa mia, allora, Stefania. Porto pazienza un attimo che Stefania ci fa vedere di nuovo la ricetta. Sì, risotto, certo. Zucca e gorgonzola, che cosa serve? La facciamo rivedere. Allora, questi sono gli ingredienti: 350 g di riso, 400 g di zucca, 200 g di gorgonzola, 4 cucchiai di parmigiano grattugiato, mezzo litro di brodo vegetale, una cipolla, olio e sale. Immagino che tu cominci con un soffritto. Sì, questo è il soffritto di cipolla, ho tritato la cipolla. Ecco, vediamo. Ce allora, ho tritato la cipolla, poi... E alla cipolla aggiungo la zucca che in questo caso ho lessato a casa, mi sono permessa perché la zucca è un pochino lunghetta. È vero, hai ragione. E oltretutto se era anche da pulire... Mio l'hai marito fatto a era casa. Terrorizzato che mi tagliassi una mano in diretta e ha detto, oh per carità, no. Che figura! Allora... Fatto... lessata, sì. Come hai fatto a farla, cuocerla questa zucca? Io l'ho fatta al microonde.
L'ho fatta al microonde, 5 cucchiai d'acqua, l'ho messa al microonde coperta con una pellicola, 10 minuti alla temperatura massima e poi l'ho passata con il passapatate. Senza aggiungerci niente. Senza aggiungerci niente. Perché di solito la si fa in forno, ma ci vuole molto più tempo. Sì, ci vuole più tempo. Però si può fare anche in forno, cioè volendo, se uno ha fretta può anche prendere la zucca, la vendono da noi, la zucca già fatta al forno, cotta, sì. E la passa comunque in un passaverdure perché sia più morbida, tipo cremosa. Il risultato me lo fai vedere? Questo è il risultato. Sì, è quello che normalmente potrebbe essere il pesto anche per i famosi tortelli. Sì. Dopo ci aggiungi le cose. Gli amaretti, eccetera, certo, però questa è solo zucca, però sì. È la base principale del pesto per i tortelli di zucca. Sì, quello sì. Quindi, la metti insieme al soffritto. Faccio andare un po' con il soffritto di cipolla, poi comincerò ad aggiungere il riso e pian piano il brodo per portare a cottura. Vogliamo cominciare? Cominciamo. Vogliamo cominciare? Certo. Allora, porta pazienza un attimo, vediamo, poi mentre cuoce noi manderemo la canzone che porta il titolo di... Viva la Resdora. Infatti il discorso che facevi prima, naturalmente, l'avevi già annunciato. Beh, ma certo, sai, io ho un parente in Germania che spesso mi viene a trovare, di nome fa Alz. Il cognome non lo diciamo. È un parente tedesco che ogni tanto mi viene a trovare e a volte mi dimentico. Quindi sta già andando questo soffritto? Ho acceso sotto la piastra, quindi adesso non ci metti neanche un po' d'olio. Cioè, adesso ce l'aggiungo un attimo, un po' d'olio e poi dopo ci aggiungerò la zucca. Vabbè, allora, intanto comincio a fare questa operazione e noi andiamo con questo pezzo, Viva la Resdora. Siccome so che, insomma, di Resdora in questo momento che ci stanno ascoltando ce ne sono tante, la dedichiamo non solo a Stefania, ma anche a tutti voi. Viva la Resdora! La galfa sull'et in testa e la tira la fuieda e le tota in da fareda perché d'man le festa al grimbielli gain la panza tu sbaffina la bersagliera tetti e cool in abbondanza la Resdora e me e padrona la Resdora però non va mai fuori le lut mandare a let e guatevla e mi con la mugliera e daga tre Resdora col teggi e coi teggin e Markman van ferbe la figura lei veda le Resdora cambrusa mi alcuni gira per ca feccia 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 un alza va feccia 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 feccia. Prova andare un po' in cucina, se che dentro la Resdora, con un bel kel sin dal cul, vedre che manda fuori. Le ritratte dell'abbondanza, la gassa in per una bella cera, la sninfrega e l'eleganza, la Resdora. Fora che arriva la Resdora e adesso accusa che moghe i caplet viva viva la Resdora clas leva so buon'ora cla fa i manicaret se sbraion viva viva la Resdora cardon mentre si intera cla vaga ben accet me che mai la incusa in acla lavora vala che la Resdora la sgoba più che me gira per ca savat chape 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 cha e le vai via e pestalai radal furmai i parletein
No, una fotografia stupenda. No, guarda, veramente, ti sei, abbiamo fatto proprio un videoclip, sembra. Sì. Con te che andavi vicino proprio alla Resdori, in questo caso. Certo. Tua moglie. No, ripetimi le ultime parole, al Bruce e Cunin, no, com'era? Te ricordi tutte, ricordamele tutte queste frasi, perché sono tipiche di quello che succede. E bella la Resdora Cambrusa mia alcuni. Poi le ultime parole. Gira per ciaffe 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 ciaffe, perché ha sempre a Savacra. Una a Savacra, ciaffe ciaffe ciaffe, e le vai piatti, e lei pestalai. Pestalai. Era dal formai. Era dal formai. I parletain. Resdora al vein. I parletain. Da dove deri? Ecco, vedi, quando senti certe parole. Poi io mi incuriosisco, il parlettino, cioè adesso lo italianizziamo, perché c'è anche questo altro sport che è quello di italianizzare il dialetto. Sì, Dio faceva il contrario. Cioè, nel senso, prendeva la parola in dialetto e la italianizzava. Sì, infatti, ben detto, sì, italianizzare il dialetto. Parlettino, al parletto, dove deriva? La parletta è il tegamino, la parletta, il parletten sono i tegami. Sì, però sono parole che nascono proprio in dialetto, non è una traduzione dall'italiano. Non c'è infatti non è una traduzione e magari non c'è neanche un'origine poi precisa. La zanzara, come si dice? Ah, ecco, quello diciamo solo noi. Noi già Sarabiga, Sincero, dipende. Sarabiga lo diciamo solo noi. Sarabiga da dove viene? Sarabiga? No, c'è un dizionario, non so se l'avesse fatto tuo padre o qualcun altro. No, beh, c'è... sono diversi. Era ce sono diversi, bravo Stefania. Sì, perché io sono andata un po' a vedermeli per fare il libro, ce ne sono diversi e trovi tantissime forme diverse. E soprattutto abbiamo trovato una difficoltà enorme nella scrittura. La scrittura è... No, beh, scrivere il dialetto è un po' complicato. Però vedi com'è. Mille accenti, mille... E poi soprattutto mille versioni. Cioè, nel senso che vai a leggere la stessa parola in diverse pubblicazioni, vecchie, nuove, e trovi sempre delle forme diverse. A un certo punto devi scegliere una linea e portarla avanti, perché non si può fare altrimenti. Poi anche, per esempio... Zanzara in thailandese, si dice moschito. Moschito. Motorai è moschito. Il moschito è il nostro motorai. E io nel motorai è il moschito. No, è vero. No, qua, insomma, questa è, non so se sia la storia di tutti i paesi del mondo, ma l'Italia che è il paese degli 8.000 comuni, allora l'unico dialetto che è diventato la lingua italiana ovviamente è quello toscano, tutti gli altri, io credo che il napoletano sia una lingua a parte, perché è una melodia... Non so se sei d'accordo con me. Sì. Il napoletano è proprio una lingua a parte. Sì, cioè sì. Potrebbe essere, come dire, proprio... Studiato. Sì, e poi catalogato come una lingua... Come in Spagna il catalano, sì, come... Bravo. Sì. Bravo, ci sono due lingue diverse. Sì. C'è l'italiano che è il dialetto toscano e la lingua napoletana che è tutta un'altra cosa. Io mi avvicino, se vuoi inquadrare un attimo Stefania, perché non so se voi ve ne intendiate di vini, però visto che facciamo... Una roba, allora, non c'è niente di reggiano, credo, nel piatto di oggi. Allora, perché? L'ananas non è una roba. No, c'è la zucca, che ci hai già messo il gorgonzola, no? No, alla fine. E anche il gorgonzola non è un prodotto, è lombardo. Però, voi ve ne intendete di vini? Insomma. Ci possiamo fare... A me piace berli più che troppo. Secondo te ci sta un rosso o un bianco? Secondo me ci sta un rosso. Un rosso, anche Fanno secondo me. Assolutamente. Sì. Allora, noi andiamo a prendere, lo mettiamo in frigo perché dopo prendere la nostra salute, un lambrusco, è vero, un notturno, chiamiamo così anche se siamo di mattina, questo è un lambrusco notturno, un lambrusco Emilia delle cantine Righi. Fa solo 10 gradi e mezzo, quindi non è neanche troppo potente. E lo consiglio a tutti coloro che vogliono bere un buon lambrusco, perché le cantine Righi naturalmente lo producono, ma viene distribuito in tutto il mondo dalle cantine riunite e Civ Modena. Va bevuto a temperatura non superiore ai 10 gradi, siccome qua dentro ce n'è di più lo mettiamo un attimo in frigo, vero? Un buon lambrusco fresco, insomma ci sta. E lo berremo soprattutto con il riso con la gorgonzola. Magari per il dolce ci vorrebbe qualcos'altro, giusto? Ma... Bianco. Tradizione reggiana lambrusco
Ci siete? O siete astemi? No, bene. Io sono astemia. Io ho questo problema. No, ci sono. Loro ci sono. Sì. Ho questo problema. Stefania non beve. Io non bevo. Ma come? Non sai cosa ti perdi? Noi ci prendiamo sempre... Io ci provo in tutte le maniere a ubriacarla. Devo dire che... Cosa fai? Ci provo in tutte le maniere a smettere di bere? No, ubriacarmi. Cioè, a convincermi, ma non... Che ti basterebbe poco, ti basterebbe poco. Devo dire che ho trovato il sistema, perché l'unica cosa che riesco a fargli bere è uno spritz, al limite... Vabbè, sì, dai. Si bagna le labbra. Si bagna le labbra. Vabbè, un po' di Aperol, dai, un vino bianco, non fa niente. Ah, si bagna solo le labbra, non lo prendo. Allora, quanto tempo ci vuole? Più o meno una ventina di minuti, giusto, più o meno. Sì. Sento già, il gorgonzolo è giunto alla fine. Alla fine, alla fine. Quindi deve qua abbiamo solo cipolla e zucca. Abbiamo cipolla e zucca, sì, e lo sto portando a cottura col brodo. Vegetale, sì. Brodo vegetale, sì. Perfetto. Poi ci aggiungeremo anche il formaggio. Sì, anche il parmigiano, sì. Parmigiano-reggiano, sì. Parmigiano-reggiano, dilla, perché vedi, insomma, adesso qua stiamo parlando di reggianità. A volte per comodità, per brevità. Parmigiano e non è giusto. E sai quanti mi telefonano? No, dovete dire anche parmigiano-reggiano. Hanno perfettamente ragione, sì. Anche perché noi siamo bravissimi, noi reggiani, a sminuire i nostri meriti. Siamo bravissimi. Al contrario dei parmigiani, che invece, anche se non hanno niente, il loro niente è più bello di quello degli altri. È tallone d'Achille veramente del reggiano, questa caratteristica. Tallone d'Achille è forse anche una delle ragioni perché ci chiamano, adesso mi rivolgo ai modenesi parmigiani, Arzanda, testa quella. Testa quella, c'era. Tu la sai l'origine di questa cosa? Sì, immagino. È abbastanza evidente, no? Siamo un po' decoccio? Beh sì, noi i nostri spigoli siamo belli vivi, è difficile smussarci gli spigoli a noi Arzan della testa. Da dove deriva questa differenza fra, devo dire poi insomma adesso non penso di fare torto ai reggiani a nessuno, da questa differenza, questa maggiore imprenditorialità per esempio, se così posso dire, dei modenesi e forse i parmigiani che riescono a valorizzare le loro cose più di quanto non riusciamo. Da cosa deriva? Che noi siamo rimasti ancora un paesone, forse non abbiamo assunto la dimensione di città metropolitana vera e propria, magari come è successa in altre città dell'Emilia Romagna? Sicuramente, c'è da dire, c'è da fare una differenza tra Parma e Modena, tra le nostre vicine. Certo. Parma ha una storia che viene di sangue blu, diciamo così. Da Maria Luisa. Anche il loro dialetto è un dialetto molto francesismo. È molto francese. Questa R è un po'... Modena è sempre stato un polo molto commerciale, molto imprenditoriale dell'Emilia, al di là di Bologna, anche più vicina alla realtà bolognese, per cui ha avuto una crescita anche perché passato maggiore. Modena, essendo molto vicino a Bologna, sentiva di più del polo universitario, perché una volta l'università era solo a Bologna, quindi anche... Però insomma, devo dire che a differenza di Parma, questo triangolo Reggio Modena-Bologna dal punto di vista musicale e artistico credo che abbia creato i più grandi fenomeni italiani. Beh, è vero? Cioè in tutti i sensi. I più grandi artisti rock leggeri sono di queste zone. Reggio Modena e Bologna credo che sia stato il top attualmente tra Vasco e Ligabue, nonostante ci sia questa diatriba probabilmente che c'è sempre esistita, reggiano-modenese, però sono i due, mettiamo anche Zucchero, abbiamo fatto bingo, cioè sono i tre più artisti più importanti, è vero? Certo, stesso Mario Biondi, voglio dire, Mario Biondi, ne abbiamo tantissimi, ma non solo di persone conosciute come quelli che abbiamo appena citato, ma anche di musicisti, chitarristi, piuttosto che sassofonisti. Beh, strumentista per eccezione mi viene in mente anche Gualdi. Cioè, bravo, è vero. Abbiamo una cultura musicale in Emilia, diciamo, non solamente Reggio, ma in Emilia una cultura musicale assolutamente molto radicale. Comunque, tornando al parmigiano, è unico, ragazzi, il parmigiano. Io che ho raggiunto l'età del periodo refrattario allungato, da quel punto di vista lì funziona, è vero, il parmigiano reggiano ha delle grandi dote anche... Ma quello blu, quello blu? No, quello lì. Parmigiano reggiano. Quello lì. Allora, prima della pubblicità mi sta dicendo Stefania che la torta è pronta. Sì. Fantastico. Benissimo. C'è qualcosa per ascoltarsi? Certo, ma assolutamente. Sono no, ci sono, ragazzi, solo che qua bisogna cercare. Ma niente, ecco, forse sono qua, guarda, da qualche parte. Ci sono. Non le trovate? Io prendo le trovate? Sì, troviamo.
Poi cerchiamo di sfatare questo mito che... No, no, ma le abbiamo. Abbiamo proprio le presine. Da qualche parte ci sono, ragazzi. Dovevamo cercarle prima. Le ha prese le presine. Le trovate? Bella inquadratura. Le trovate? Eccole qua. Forse ce ne sono delle altre, perché sai... Non, ecco bene, abbiamo trovato. Beh, non siamo noi che sistemiamo... Fulvio, era un momento di televisione meraviglioso, tutti e tre. Tutti e tre eravamo solo. Era bello il banco. Sapessi cosa abbiamo fatto lì sopra. Ascolta, no, stavo dicendo che è ora di sfatare questo mito che il dolce va mangiato dopo. È pronto? Cominciamo subito. È pronto, mangiamolo subito. Vabbè, adesso è caldissimo. Beh, si deve rovesciarlo subito. Ah, lo devi rovesciare? Subito. Attenzione, perché se non si attacca, hai ragione. Lo zucchero si attacca. Ah, ecco, allora, vediamo questa operazione, perché giusto, l'ananas e fette d'ananas sono sotto. E quindi sopra... Ah, vemo. Opla, capovolto. Va che roba. E se non si stacca, come facciamo, Stefania? Ci arrangiamo, lo mangiamo. Quindi ci diamo un po' di bottiglia. No. Aspetta. Bisogna cercare di... Si è già staccata? Sì. Mo che bravo. Mo che capolavoro, l'applauso. Vabbè. Ma guarda, che bella torta. Sì. Fumante. Le mie guarnizioni. Brava Stefania! La lasciamo un po' raffreddare, poi ci dobbiamo mettere un po' del succo dell'ananas, dello succo sciroppo. Anche dello zucchero a velo, no? Per ammorbidirla. No, non ci sta lo zucchero a velo, no. Che bella, con queste ciliegine, deve essere ottima. Il profumo, ragazzi... Intanto bella è bella. Bella e bella, il profumo, no, è profumo buono, cioè non può sbagliare, assolutamente. Mentre il nostro riso con la zucca continua a cuocere, noi mandiamo un attimo di pubblicità, poi torneremo magari anche con l'ultima canzone che ci hai preparato quest'oggi, sì. Roberto, sì, giusto? Sì, sì. Che porta il titolo di? Aria e Canostra, è la canzone che ho composto proprio per celebrare questo. Ah, questo non l'ha scritto tuo padre, no, quella che faremo ascoltare io, dopo la presentazione. È sempre una canzone in dialetto e ho voluto mettere qualcosa di mio. Vabbè, la presenteremo dopo la pubblicità, state con noi, ci vediamo fra pochissimi minuti, a tra poco.